Benvenuti a tutti a questa lettura settimanale per il segno dei gemelli. Vediamo quali saranno le energie canalizzate dai gemelli. Ops, troppe questa settimana. Teniamo queste. Dunque, una, due e tre. Alienazione, amabilità e soluzione. Queste carte parlano di un allontanamento che c'è stato in questo periodo, magari c'è stato, c'è appena stato o sta per accadere, avverrà questa settimana. Un allontanamento che è più una forma di alienazione che non una distanza fisica, quindi è un po' come dire, per via della situazione nella quale ci troviamo in questo periodo, qualcuno di noi può aver avuto la tendenza a isolarsi in modo metaforico, cioè entrare un po' dentro se stessi piuttosto che riuscire a comunicare con gli altri o avere voglia di comunicare con gli altri. Magari c'è una fase appunto nella quale sentiamo il bisogno di starcene un po' per i fatti nostri perché ci sentiamo diversi dagli altri. Sentiamo che i nostri pensieri non sono in linea con quelli degli altri, che le nostre idee sono diverse da quelle degli altri e quindi ecco che ci sentiamo un po' alienati, ci sentiamo un po' come se fossimo comunque, in un luogo che non è il nostro. Questo potrebbe avere portato appunto ad un allontanamento con qualcuno, con una o più persone, ma durante questa settimana la soluzione sembra che apparirà da sola. Sembra che tramite la nostra capacità di essere gentili, di essere disponibili con gli altri, di essere amabili, tramite, o magari ecco sarà qualcuno che lo farà con noi, quindi o saremo noi ad essere gentili, a rivolgere le nostre attenzioni verso qualcuno dopo questa fase di separazione, oppure sarà questo qualcuno che si riavvicinerà a noi dopo questa fase in modo molto carino, in modo molto gentile, molto dolce e questo appunto porterà a una riunione, a un riavvicinamento. Ed è questo riavvicinamento che porterà automaticamente ad una soluzione. Quindi se noi percepivamo questa separazione come un problema, invece ecco che la soluzione verrà fuori e verrà fuori in maniera molto spontanea, molto automatica nel momento in cui metteremo in gioco il nostro il meglio di noi. Metteremo in gioco delle parti di noi che ci fanno essere gentili, amabili, comprensivi con gli altri, nel momento in cui la comunicazione, fluirà in maniera molto sciolta. Vediamo quale sarà esattamente il vostro ruolo. Abbiamo la carta dell'ispirazione. Sì, quindi ecco ragazzi, lasciatevi ispirare da quello che arriva. Lasciate che il dialogo porti automaticamente alla nascita di idee, alla nascita di possibilità che magari non avevamo contemplato in precedenza. E appunto si tratta di idee che possono nascere dal nulla, a cui non avevamo pensato, che magari non tenevamo in considerazione, ma che in realtà verranno fuori spontaneamente in tutto questo. Qual è il consiglio degli angeli? Ok, sono scappate due carte e noi le teniamo. Questo significa che questa settimana avrete insieme l'energia dell'arcangelo Michele e dell'arcangelo Raffaele. Dunque, la prima carta, che è quella dell'arcangelo Michele, dice che la situazione che vi ha creato un po' di fastidio, un po' di difficoltà, è un qualcosa che in realtà adesso non vi serve più. Quindi se c'è stata una separazione, se c'è stato un allontanamento, se vi siete sentiti, se vi siete autoisolati, se vi siete sentiti diversi dagli altri, se vi siete sentiti non accolti o incapaci di accogliere qualcuno o qualcosa, ecco che quella è stata una fase che vi è servita per capire determinate cose, ma non è più necessaria, non serve più. L'Arcangelo Michele vi consiglia infatti di lasciare andare l'attaccamento ad un risultato ben preciso che voi avevate deciso. Molte volte noi pensiamo che il risultato per una determinata cosa deve essere quello e non ci rendiamo conto che invece ci sono dei possibili risultati migliori di quello che pensavamo noi. Quindi lasciate andare l'attaccamento al risultato. Considerate invece la possibilità che si può che si ci può approcciare alle relazioni, alla vita e alle situazioni in generale in un modo diverso, che
Che esistono degli approcci migliori perché più alti, ovvero più alti nel senso di frequenza più alta, di vibrazione più alta, e le vibrazioni più alte sono quelle legate alle emozioni più piacevoli. In questo caso, infatti, le carte che parlano di amabilità e parlano di riavvicinamento dopo una fase di allontanamento, ci fanno proprio capire che forse questo allontanamento o è stato provocato da un approccio poco funzionale, oppure l'allontanamento serviva a noi per farci capire che dobbiamo avere un approccio diverso nei confronti di certe situazioni. La seconda carta, che invece è quella dell'arcangelo Raffaele, vi dice che appunto tutto accade per una ragione. Anche quelle cose che noi magari consideriamo, tra virgolette, negative, controproducenti, quelle cose che a primo impatto appaiono magari non buone nei nostri confronti, in realtà sono accadute per una ragione, cioè stanno lì o per mostrarci qualcosa, o per insegnarci una lezione, o per trasformarci, per farci cambiare strada, per farci vedere una via diversa. Quindi lasciate andare, per esempio, il rimorso o qual è l'altra parola? Devo tradurla dall'inglese. Non mi viene l'altra parola, simile al rimorso. Comunque, è simile al rimorso, spero che voi mi capiate. Lasciate andare quelle emozioni che vi fanno pensare al passato in un certo modo e vi fanno sentire che avete sbagliato qualcosa, ecco. Ve la traduco non con una parola, ma con una frase. Quindi, se pensate che potevate fare diversamente, se pensate che potevate fare qualcosa che non avete fatto, se pensate che invece avete fatto qualcosa che non dovevate fare, lasciatela andare, non è quella la strada. Non è quella la strada perché comunque la strada è l'ispirazione, vi arriverà l'ispirazione per un modo diverso di fare le cose. Semmai il consiglio è quello di abbracciare nuove opportunità per essere felici. Questa carta vi parla di una corda d'argento da seguire e vi dice: cercate questa corda d'argento da seguire. Questa corda d'argento che vi arriverà tramite l'ispirazione, tramite i messaggi dell'universo tutti attorno a voi, e seguendo questa corda d'argento arriverete dove volete. Per il resto, ragazzi, se volete una sessione privata, inviate una mail o andate su internet, altrimenti ci vediamo alla prossima.